Gli uomini di Peugeot Sport, dopo aver costruito e testato in poche settimane la 208 T16, con la quale affronteranno una delle corse più antiche degli Stati Uniti, la mitica Pikes Peak, sono finalmente approdati in Colorado per affrontare i primi test sul percorso della corsa. Su questa montagna del Colorado si è fatta la storia del motorismo a stelle e strisce, perché ci si corre dal 1916 e in questa gara ancora si respira l'aria di un tempo, quando gareggiare non significava essere politically correct a tutti i costi come ora. Qui praticamente non ci sono regole. Nella categoria No Limit, nella quale è iscritta la Peugeot, corrono i prototipi appositamente costruiti per questa gara, dove tutto o quasi è concesso dal punto di vista tecnico. Motori da quasi 1000 cavalli, alettoni da aeroplano, gomme slick enormi. Alla fantasia dei tecnici, qui non c'è limite. Altro che motori limitati a 18.000 giri come in Formula 1. Ma non è tutto. Il punto di partenza della corsa è posto a 2.862 metri di altitudine. Il percorso di gara si sviluppa per una distanza totale di 20 km, articolati da 156 tra curve e tornanti, per un dislivello di 1.439 metri, con una pendenza media del 7% e punte massime del 10,5%. E il traguardo è situato a quota 4.300 metri, dove l'aria è rarefatta e la temperatura molto più bassa che alla partenza. Tanto che non è affatto raro imbattersi all'inizio in condizioni di tempo soleggiato, per poi riscontrare in vetta fondo stradale ghiacciato o precipitazioni nevose. La carreggiata presentava la particolarità, unica nel suo genere, di essere in parte asfaltata e in parte sterrata, ma negli ultimi anni i tratti asfaltati sono aumentati progressivamente, fino a completare l'asfaltatura dell'intero percorso per l'edizione 2012. Altra peculiarità è la mancanza, lungo gran parte del tracciato, di guardrail o qualsiasi altro tipo di protezione, per cui i partecipanti si trovano a correre rasentando incredibili precipizi. La Pikes Peak è la seconda gara più antica d'America. La cosa unica di questa gara è che parte da 2000 metri e arriva oltre 4000, passando per 156 curve. La temperatura poi può andare dagli oltre i 30 gradi della partenza sino ai meno 1 dell'arrivo in cima alla montagna. A pochi giorni dalla cronoscalata più antica d'America, dunque, il 9 volte campione del mondo rally Sebastian Loeb ha finalmente avuto modo di provare la vettura sulla strada che vedrà sfidarsi tutti i concorrenti per la vittoria finale. Il francese aveva visto solo qualche filmato di questa competizione, ma vedere questa strada con i suoi occhi è stata davvero un'altra cosa. Sì, è la mia prima volta alla Pikes Peak, quindi ho scoperto la strada soltanto ieri. Avevo visto dei video prima, ma comunque devo dire che la strada è molto bella, molto larga, veloce. Ci sono diversi tornanti e sezioni veloci, quindi c'è un po' di tutto. In alcuni punti ci sono delle scarpate molto profonde, quindi è meglio rimanere in strada. Ma la prima impressione è molto buona e la strada è davvero bella. Durante l'ultimo weekend, il pilota francese è sceso in strada con la sua 208 T16 per una sessione di prove divisa in due parti, affrontando sabato la sezione più bassa della collina e poi domenica la parte restante del percorso. In entrambi i casi è stato il più veloce di tutti, dimostrando la bontà del progetto della casa francese e di poter davvero essere un pilota a tutto tondo, sempre veloce con qualsiasi vettura e in qualsiasi condizione. Rally, gare in pista come il campionato FIA GT dove è impegnato con una McLaren o cronoscalate come la Pikes Peak. Per lui non fa differenza. All'inizio del progetto non avevamo pensato al pilota, ma quando ci abbiamo pensato qualche settimana dopo ci è stato chiaro che per un progetto eccezionale, una sfida eccezionale, una macchina eccezionale, ci voleva un pilota eccezionale e l'unico possibile era Sebastian Loeb, quindi la scelta è stata ovvia. Per me è stato un buon weekend, sono molto contento della maneggevolezza della macchina, che mi dà molta fiducia ed era quello che volevo. Perché non abbiamo fatto molti test in Europa, in pratica abbiamo iniziato qui. Insomma, dopo questi primi test sul percorso della Pikes Peak, alla Peugeot si respira aria di grande ottimismo. Veni, vidi, vici! Questo d'altronde è il programma dei francesi, come già fecero alla fine degli anni 80 con Harry Vatanen. Arrivarono, videro e vinsero.
e anche questa volta si sono riproposti di fare altrettanto. Peugeot è tornata alla Pikes Peak perché cercavamo qualcosa che fosse un mix tra la nostra storia e quella delle nostre vittorie e il nostro futuro, che è rappresentato dalla 208. Lo scorso anno il vincitore Rhys Millen su Hyundai Genesis Coupé ha stabilito il nuovo record assoluto del percorso col tempo di 9.46 e 164. Vedremo se la Casa del Leone saprà far propria ancora una volta la corsa sulle nuvole, magari fissando un nuovo incredibile record.